Monica Bellucci, in prossimità del suo prestigioso traguardo dei 60 anni, ha rilasciato un'intervista profonda a una rivista francese, esprimendo le sue considerazioni sulla maternità e le difficoltà incontrate lungo il percorso. L'attrice condivide la sua esperienza personale e il legame con il regista Tim Burton. Monica Bellucci con il compagno, il regista Tim Burton Spettegules. IT riconosciuta come una vera e propria icona cinematografica internazionale, Monica Bellucci ha conquistato il pubblico con film leggendari, tra cui Matrix e Malena. Sul punto di compiere 60 anni il 30 settembre, mantiene intatto il suo fascino e la sua eleganza, continuando ad essere vista come un sex symbol di livello mondiale. Nell'intervista, ha deciso di aprirsi riguardo al suo ruolo di madre e al suo attuale rapporto con Tim Burton. Monica Bellucci e la maternità, un'esperienza da condividere. Dalla sua relazione con l'attore Vincent Cassel, Monica Bellucci ha avuto due figlie, Deva, nata nel 2004, e Leonie, nel 2010. Durante l'intervista con Madame Figaro, ha parlato della sua scelta di diventare madre in età adulta, affermando: "Avevo 40 anni quando è nata Deva, 45 quando è arrivata Leonie. Non mi considero un buon esempio, perché ho corso dei rischi enormi. Nonostante le sfide di essere una madre attiva, ha chiarito di non rimpiangere il percorso intrapreso. Essere una madre attiva è un lusso", ha dichiarato, evidenziando come la sua decisione di avere figli più tardi le abbia permesso di dedicare tempo di qualità a loro. La Bellucci ha aggiunto che, pur avendo preferito la carriera alla maternità nei primi anni, ha trovato amore e piacere nella sua esperienza materna. Il legame con Tim Burton e la nuova avventura cinematografica. L'attività artistica di Monica continua a stupire, e il suo rapporto con Tim Burton, iniziato nel 2023, si rivela fonte di grande ispirazione. "Far parte del suo mondo poetico è fantastico", ha dichiarato, riferendosi alla comune collaborazione sul nuovo film Beetlejuice, che sarà presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Intrecciando la sua vita professionale con quella personale, Monica interpreterà il ruolo di Dolores nel sequel, aumentando ulteriormente le aspettative del pubblico.